In un lontano mondo, dove torri di forme falliche abbondavano come le malattie prese da accoppiamenti tra uomo e animale, oggi stiamo con Messer Non ho le carie e te lo faccio ben vedere. E dobbiamo fuggire da una di queste torri, passando per un buco. Quindi, olè! Video finito. Beh, a parte le cazzo porcate, abbiamo tre porte davanti e ce n'è solamente una corretta. Normalmente non riesco a trovare la porta corretta nemmeno se c'è solo quella e basta. Direi che questo video sarà un po' come sfregarsi le cipolle sugli occhi e pretendere di non piangere. A posto. Solitamente le porte del demonio sono riconosciute dal fatto che cercano di ingannarti con delle docili faccine sorridenti, mentre quella che tu dovresti prendere è quella che lui non vuole farti prendere. Quindi per incuterti timore ci mette il sanguinaccio d'agnello e gli artigli sul portone, così tu dici no. Motivo per il quale ci entro come i topi in cantina. Ok, questo non è assolutamente sangue. È sicuramente qualcuno che ha un po' di tremarella quando beve il succo. Sai che forse non è succo? Sì, forse non è succo. Pensa cervello, pensa cervello, pensa. Io voglio andare in questa, cioè sono sicuro che la faccina è per forza indemoniata. Oh, ho un dubbio. Presumo di dover rivedere la mia strategia. Comunque, a meno che ora non mi appaia un drago di comodo dalla finestra, dovrei... That must have been the right door. Porta corretta, mi sono schiantato due volte prima di trovare quella corretta. Oh, Lord. Ma è il demone di Davide Bengacci quello. Lo guardavo sempre al sabato far da mangiare con le anziane. Hey, hold on, handsome. We just met. Mi sono messi forse a tagliare i pomodori? Facciamo una pizzaiola? Dunque, se ancora quella buona, l'ultima mi strappo un incisivo e lo sbatto contro la finestra. Ci ho preso! Bravo. Questa porta è l'unica diversa dalle altre. Ragion per cui sarà una... una porta speciale. Dato che là dentro c'è la bomba di Bin Laden, magari qua trovo i coniglietti arcobaleno. Ma... va bene anche la torta di coniglio volendo. Fidati che è quella buona, fidati! Il gioco penso abbia deciso che oggi devo essere un clown. Ovviamente l'unica che ho skippato era chiaramente quella corretta, ma queste tre scelte decreteranno la mia rinascita. E sceglierò questa qui. Questa è la... dunque presumo lì si muoia. Ma questa robina può fare il caso nostro. Quindi fratello, se adesso esco, vado qua avanti, entriamo qui dentro e andiamo a tirare la leva, in teoria il lavoro è bello che fatto. Le voilà, non si prende. E c'era l'inganno della cadrega lì. Buona questa cadrega. Ah, ho abbandonato gli altri gibboni dalle piante. Mi sono evoluto. Ora sono un sapiens sapiens. Quasi. Quindi ora attraversiamo gli spuncioni un po' come un cerbiatto attraverserebbe la cucina quando è morto al forno con le patate. E possiamo magari superare queste scale senza inciampi... ma cos'è la fecondazione artificiale? Hello? Hey there, handsome. Wanna pimp up your style? Sounds like a great deal. Ma resti da un mercante! Possi scegliere tra un randello, un martello e un'ascia. Guarda, mi hanno sempre affascinato le asce fin dai tempi in cui le utilizzavano sul ceppo con i condannati alla tipo decapitazione. E qui... ma che cosa stai dicendo? Ma diventa bellissimo! Cos'è un alpino? Oppure anche il piatto per la minestra in brodo? Beh, però scelgo l'alpino perché mi ricorda una bottiglia di grappa che ho nella credenza. Grazie, Maristide, sempre una garanzia. Cioè, va che figone. Vai, pronto a scotennare i talebani. Ancora tre porte. Una di loro è l'unica corretta. E ancora lei, la faccina turlupinatrice. Che però stavolta prendiamo subito. Basta se scimmie, scendiamo dalle pia... ma... una donzella? Signora, per favore, non si disperi. Poteva nascere col naso di Maristide, sono cose peggiori. Signora? Boh, mi sono rotto. Questa è quella buona. Magari evitiamo e passiamo alla prossima. Ma è Pildrusco. Pildrusco. Cosa... allora... aspetta, se Pildrusco mi evita la terza e la prima, magari è quella centrale che devo prendere. Questo è un segno. Devo prendere questa io. Pildrusco, meriti l'impalamento. Oh, this guy's been hooked up. Ma è morto. Pildrusco, io scherzavo. Stai bene? Pildrusco? Ah, Pildrusco presumo abbia sonno, quindi non lasciamo stare. E questa forse quella... era evidentemente questa. Chiaramente era questa. Molto bene. Maristide! Ma... check out my spank. Assolutamente, mi faccio vedere quella nuova mercanzia. Sembro il baffo da crema. Fratello, ma guarda che bello spadascino! Divento super moschettiere. Oddio, ma il cappello da principessa è quello da rabbino! Guardalo! Però penso che opterò per il cappello da fata turchina perché fa più uomo alfa, quindi... easy! Guardalo! Altro che Armani! Maristide, unico e vero stilista. Buco nero e...
tre pedane che forse magari si tipo no, il demonio, aspetta, via, vai, vai via. Aiuto, il demonio, accoppa il demonio. Ma non è che semplicemente questo gioco è il postumo di un funghetto allucinogeno? Credo. Mi sembra di capire che sono morto. Se ci sono tre pedane, magari la prima quella giù. Dang, adesso sarà questa quella corretta. La numero... No, qua mi hanno cucinato i druidi. Ragion per quindi, incredibile ma vero, ci avevo beccato alla prima. È questa. Devo accoppare il demonio. Mazza il diavolo col coltello da cucina. Che fatica, veramente. Porta nuova. Sì, siamo davanti a delle scale. Scale... Ma questo è il leggendario Gisfrido. Gisfrido, ma tu c'hai la rogna, ma... Vabbè, andiamo. Mamma mia, lui è leggendario Gisfrido, detto anche Miss Italia. L'unico brutto è che ha un po' di scabbia, però si può rimediare. Non ho capito cosa faccia. Ecco, si può rimediare mandandolo come esca, chiaramente. Non sento urla. È un po' come quando mandano i topi a stanare le bombe in Iraq, no? Hey, nice view. Sbaglio o sono le scarpe di Gisfrido quelle? Hello? C'è... Mi ha mangiato un drago. Vai Gisfrido, come un cane da tartufi, trova la porta corretta. Se ti uccidono almeno urla, così lo sento. Non è mai un buon segno quando rimane zitto. Ma Gisfrido, ne eri mica così magro prima. Che pazienza. Vai ossa con la muffa, diventa di buona riete. Sento delle urla, quindi forse ce l'ha fatta. O a meno che non l'abbiano sbranato i topi. Non... Prestide. Hey, I got new stuff in stock. È sparito Gisfrido. Ella, abbiamo la pinza per cavare i denti. Mamma mia, quanto drippo. Mostrami ora i tuoi sontuosi. Porco Giuda, posso avere una barba come Gisfrido. Ma easy subito. Perfetto, ora mi manca solamente qualche anno di più. E magari quando lo rincontro che mi attacca la rogna. Sempre squisito, Maris. Ho uno strano presentimento, ma non ci facciamo caso. Abbiamo però altre tre porte. Ma io ho la barba di Gisfrido. Mi guida verso la porta corretta senza... Un indugio. Se non è la prima sarà l'ultima ovviamente. Quindi entriamo qua dentro. Ok, c'è un bel peso. Andiamo a portarlo magari. Non lo so, serve qua. Tipo da questa porticina qui. Magari serve qui sotto. Fa vedere un attimo. What? Non sto capendo. Devo... Qua non c'è niente da... Ho capito. La mettiamo qua sopra. Tac. Altra porticina. Tac. E si va giù come le tope. Abbiamo quindi ancora pedane. Ma aspetta, stavolta magari non è l'ultima, che magari è quella corretta. Quella è il demonio. Ancora il demonio. Fermatevi. No, 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 buoni. No, che è Piper Perry. Potrebbe essere quella corretta, però voglio provare anche queste. La prima. Sono diventato una scopa. Grazie Mago Merlino. Quindi in teoria anche questa dovrebbe essere. Ma chi è Gianna Nannini? Mamma che finaccia. Mamma mia Gianna, che fina... A sto punto quella buona è quella, eccola, contro il demonio. Demonio calvo. Porco giù, demonio cornuto. Ecco con moglie pedifraga. E ancora, eccolo lì, calvo. E voilà, ci abbiamo fatto lo sterminio che il DDT sul formicaio, spostati. Dunque, Maristide, dato che io penso tu abbia ucciso Gisfrido, posso perdonarti solo se mi dai qualcosa di figo. E direi che questo martello sicuramente non è male. Però con i cappelli che ti vo... Quella... Ma è il teschio di Gisfrido quello? Cioè, devo dire che così sono veramente, veramente belloccio. Però, porco mondo, c'ho il copricapo da buffone di corte che è incredibile. Presumo la scelta fosse abbastanza scontata. Comunque, abbiamo la prima porta che sono sicuro sarà quella buona. Il demonio! Il de... Ammazza il demonio cornuto! A capra e l'altro con le corna dritte. How am I going to get through here? My manly physique won't fit. Aspetta che magari trovi la soluzione qui dentro. Mi sa che qui dentro non c'è la soluzione, ma c'è la morte. Mamma mia, ma che han cagato un barattolo Mutti sul pavimento. È per forza questa quella corretta, Merlino. Porco demonio, va là che sto diventato una rana. Aspetta. Oddio, ma come salta. Ma sembra un branzino che tipo quando lo peschi lo butti sul marciapiede. Speriamo a Merlino non venga voglia di mangiarci, perché non avrei assolutamente voglia di duellare nell'intestino tenue. Ora vedi. Orco Giuda, ora non farmi incular da Godzilla al piscio. Aspetta.
Ora, a meno che una piovra non mi dilania il rospo, in teoria è la strada giusta questa. A meno che, ripeto, anche i pesci del piscio non mi vengano a staccare gli occhi. Direi easy. Adesso Capitan Findus giù dalla barca, usciamo dal gabinetto e a figlia di puttana! Non è che adesso arriva sta tizia che vuole baciarsi il rospo? Ah, I'm back to my gorgeous self again. Che cosa bella! Quindi posso ammazzare anche Heisenberg! Ma quale benessere oserei dire? C'è la cuccia di un... Devo scegliere quale cane non mi sbranerà. Proviamo anche un magone di gallo. Cioè, fammi capire, ci ho preso alla prima? I'm hungry, but for today I shall be a vegetarian. Non ho capito. Perché qualcosa mi dice che questo alla fine me lo mangerò? Ah, ma è tornato Maristide, ma salve. What a nice companion you got there. Yum yum. Domanda, mi sono perso qualcosa o normalmente i cani non si dovrebbero mangiare? Lasciamo perdere. Maristide, cos'hai nel... menù? Cioè, aspetta, sogno o son desto? Posso finalmente utilizzare un'arma creata con un topo morto? Cioè, questo gioco pian pianino sta esaudendo tutti i sogni della mia vita! Sto spettacolare! Sembra non vedete che come bastone usa un topo! Potere dell'orbello! La porta è per forza la mia! È la seconda! Speriamo qual muratore sia stato un attimo più bravo! Almeno non finisco nei calcinacci! Questa direi ce la possiamo anche prendere! Andiamo dunque, cibo con le gambe, seguimi! Ancora Maristide! Vabbè, allora, prima si è superato col bastone col sorcio, e se adesso mi dà tipo, non lo so, un elmo con un opossum morto, penso di... Ah, lunch is ready! Ok, la cosa sta prendendo una strana piega! Coltello e forchetta, vabbè... No, 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 non lo mangia! Ma poverino, piange. La cottura della carne manca un pelo di sale. Vabbè, Maristide, lasciamelo un pochettino per dopo. Mi tieni una gambina da parte. Mi raccomando, anche perché devo ancora fare quella... Ne? Secondo me non vuole condividere il cane. Capito. Dai, Maristide, stavo scherzando. Non li mangio i cani. Lucky me, this room looks comfy. No, comunque tranquilli, nel giro di 30 secondi ho preso una coltellata e una martellata. Che poi Maristide penso mi segua perché vuole il sorcio, però me l'hai regalata e me lo tengo, scusa. Cioè, roba data, ma è tornata. In teoria casa mia funziona così. Attenzione, potrebbe esserci una porta nascosta dietro. Apri la porta. Porta nascosta, cosa... Presumo che l'unica porta che si sia aperta sia quella del paradiso. Gran dribblatore di Ash. Urk, che siamo Aristide, fermati, vai dentro. Perfetto, sorry, guys. Kill that clumsy fool. Ho fatto arrabbiare gli intellettuali. Porca miseria, fate... No, 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 ragazzi, prendetevi un po' le malattie del sorcio morto che magari schiumate dalla... Aspetta che l'ho dimenticato uno, aspetta, questo! Vieni qua! Porco, giù, mettili al libro. Easy, ho ucciso un branco di intellettuali con la carcassa di un sorcio, se lo racconto non ci credono. Aspetta, Maristide... il salto del barile, sono campione! Easy, campione, il salto del barile, guardo, l'incredibile! Me la sento, questa è quella buona. No, è problema, fratello, sei a Maristide, stai pure lì dietro, ti ho schiva, scappa, salta. Se non è zuppa, è comunque sicuramente qualcosa che si mangia. Comunque, orca miseria, sta arrivando Maristide. Magari facciamo in fretta. Non viene? Dov'è Maristide? Lo schiva, orco. Ma non è che devo sfidarlo? Non è che devo tipo, ti fracasso il cervello, Maristide. Le cose sono due, o io sono rincoglionito o il gioco mi prende per il culo. Aspetta che forse ho partorito, fidati, vieni, vieni un pochettino. Vieni, bravo, vieni, vieni. Now that wasn't too tasty. Oh, ma come godo! Così impari a non lasciarmi mangiare neanche un pezzo di cane! Bastardo! Benessere! Solamente io e il mio bastone con un sorcio morto attaccato. Quale miglior, diciamo, scenario se non questo? Now that looks like an exit for real, man. All'uscita! Tac, e si apre! Figa, siamo fuori! La fuga! Viva la fuga! Mi aspetto un Maristide gigante che dalle colline mi sbranna. Invece no, c'è la taverna. Va benissimo, entriamo quindi in... Hey, Mr. Ugly Face, can you point me to the toilets? Just follow the smell. Meet me at the backyard at nightfall. Gentilissimo, anche se non mi piace il branzino. Abbiamo un intellettuale qua che sta bevendo. Abbiamo Mago Merlino dopo le postumi dei funghi allucinogeni. E tre bagni. Entrerei in quello delle donne perché almeno loro non pisciano per terra. Bene, c'è un cesso magico. Non vedevo l'ora di lavarmici i piedi, quindi... Cos'è successo? È finito così.